capitano, ormai ci ha preso gusto, due gol in due partite e semmai dal dischetto probabilmente erano più tesi i tifosi del Foggia, perché in passato calci di rigore sbagliati sono costati tanto. Ma devo essere sincero, l'avevamo studiato il portiere loro e fa una cosa che diciamo che è indicativa rispetto a dove battezza l'angolo. Sì, ma non rivelarlo agli altri. Non mi posso sbilanciare, però questo è così. Poi è normale che da dischetto bisogna essere freddi e bisogna fare gol soprattutto. E in un momento così difficile, un momento così particolare, era giusto che mi prendessi le mie responsabilità come ho sempre fatto, e anche le critiche quando sbaglio. Quindi non c'è nessun problema su questo. La cosa importante è sempre l'atteggiamento, il lavoro e farlo sempre in un certo modo. Poi sono convinto che alla fine, se uno lavora forte, lavora in una maniera giusta, il lavoro ti paga sempre. Poi vincerle tutte non è facile, però noi dobbiamo lavorare per forza per quello. A proposito di critiche, come ha vissuto i 15 giorni dopo Fasano, perché è stato bersagliato dopo Fasano? Ma diciamo la settimana dopo Fasano, perché poi dopo l'Agropoli già era la situazione più tranquilla, ma l'ho vissuta serenamente, nel senso che comunque ero pronto, sapevo dove sono venuto, e nel momento in cui ho deciso di venire e di non tenere di certo un profilo che mi dovessi nascondere, sapevo che al primo errore, alle prime difficoltà sarei stato tra virgolette bersagliato. Però questo qui poi ti fa capire dove sei, ti fa capire la responsabilità che hai e probabilmente ti fa dare anche qualcosa in più. E questa cosa qui probabilmente ci lega ancora di più, ci unisce ancora di più, e devo essere sincero, mi sono stati vicino molto anche i miei compagni, e questo di ringraziarli oltre al mister e alla società, però veramente ho sentito la squadra molto molto unita, e questo è di certo una cosa che fa tanto piacere. Ma vedere che invece qualcosa su cui migliorare, anche il mister diceva un quarto d'ora del secondo tempo in cui si è sofferto fin troppo. Sì, c'è tantissimo da migliorare dal primo tempo al secondo tempo e tante gestioni che una squadra come la nostra non deve permettere agli avversari. Poi il mister saprà come sa fare lui e farci capire quello che abbiamo sbagliato, però dentro di noi dobbiamo sapere che sì, abbiamo vinto, però non abbiamo fatto una gran partita, quindi sempre le antenne dobbiamo averle sempre dritte.